Martedì 27, la pantera rosa, bianca. Sii te stesso e regala agli altri qualcosa che hai imparato. Oh Lady, questa puntata è proprio dedicata a me. Me lo dite in tanti, adesso questa dico è dedicata a me. Sì, perché come mi vedete, io sono. Ecco, nella vita non parlo con i jump cut che faccio nel video, però i ragionamenti filano lo stesso. Sono me stessa, con tutti i miei gusti musicali, le mie gallette di mais, le collane e le pietre del caso. Sono me stessa con le idee e ciò che imparo ve lo trasmetto. O meglio, qui vi trasmetto anche un po' il mio pensiero personale. Con Diario di una mamma ho raccontato la mia esperienza affinché altri genitori potessero confrontarsi. Ho cercato in qualche modo che i miei video fossero utili, a parte Italioca. Vabbè, ok, non rinnego la vecchia Lady Shaker, però ammetto di aver fatto video anche scemi, ok? Ma io sono così, con pregi e difetti, con video scemi e video interessanti. Io vi invito a non aver paura di divulgare ciò che imparate. Questo vale anche per i bambini, nel senso, un genitore dà per scontato certe cose che per il bambino non ci sono ancora, non esistono nella sua testa. Perciò quando il piccolo vi dice: mamma, lo sai che oggi ho scoperto che col blu e rosso si fa il viola, voi dovete fargli capire che è una scoperta eccezionale. Per il bambino è una cosa fantastica ed è giusto che ve lo venga a dire. Voi dovete fare lo stesso. Certo, non dovete uscire col megafono dalla macchina e gridarlo ai 420, c'è modo e modo di dire le cose. Grazie al cielo, attualmente ci sono un sacco di modalità per diffondere e divulgare informazioni. Dovete sempre imparare a scremare le notizie, però ne abbiamo già parlato precedentemente. Ad ogni modo, a me piace condividere ciò che imparo, le mie idee, e mi piace seguire gente che fa altrettanto. Saluto la grande Lady AZ, che lei dà un sacco di consigli sia nel suo blog sia in Instagram, e come lei tante altre persone che seguo, perché mi piace vedere la semplicità delle persone e ciò che loro hanno da dire. Chiunque insegna qualcosa, anche se più piccolo di voi, quando voi avete imparato una nozione della quale prima non eravate a conoscenza, lì avete già un maestro davanti. Perciò tutti siamo maestri di qualcuno, in un qualche modo. Ed è così che si tramandano le informazioni, perché spesso va bene leggerle, ma vi devono entrare dentro, le dovete assimilare e poi le dovete diffondere. Every day is a new surprise, only good vibes. Besitos. Born to be alive, Patrick Hernandez. Hernandez. Vabbè, lui.